7 anni dopo. No, ma dai, scherzi. Sì. Culo e di Morri a... davanti ai bambini, poi palle e birra, Ale. Tanto. Ecco, qui invece della pace ancora più animosità. Culo ha fatto bene a Dani cominciare a giocare pseudo seriamente, perché gli fa bene. E quindi Davide Morri è troppo vecchio e quindi inizierà la Master il prossimo anno. Io, a differenza di altri, c'è ancora una bella bomba qui. No, qualcuno raccontava una volta che lanciava più lungo, però alla fine sono già lanciato. Qualcuno però passa. Qualcuno però passa a prendere Cepparulo per andare a Amsterdam quando la bomba non ce l'aveva. Sì. Ero io. Ero io. Sì, ero un po' di anni. Erano almeno 10. Quella macchina che non era scalata. Forti ragazzi! Quel tipo non si usava. Detto. No, c'è anche la sesta. Oh, però io sono amici. Sì, che sono amici. Quel tornellino l'abbiamo mai perso prima Gio! Dai Davide, concentraci sulla partita che prendete la paga. Allora, questa partita qua mica ha detto che deve chiudere 45 minuti. Però non so se ce la facciamo perché siamo un po' stanchi. E poi soprattutto siete in 9, vecchio, perché nessuno vuole giocare con la coppa. Bravo, bravo. No, in realtà perché su 14 che siamo, uno in parrocchia, uno malato, due sono rotti, perché siamo fuori. Beh, vecchio, però i rega in parrocchia aumentano lo spirito, Se Morri che la vuoi chiudere in 45 minuti? Io sono troppo spacco. Poi dai. Equivale al medesimo sbattimento, di più, perché non ci sono i giovani che corrono, mi sa che ne faccio. Qua ci sono i regali che corrono, capito? E poi puoi anche sparare le madonne. Sì, cioè, forse un po' anche a me. Al prossimo. Se ne abbiamo vinta una, quindi. Oriki, passami la birra, cazzo. Abbiamo un punto. Dai. Vabbè, tanto, Vero? Bella, e poi... Lui è qui da 20 anni. Ah, lo so. Mattella, l'hai imparato un po' d'inglese o no? No. Sì, lo so. What are you gonna say to me? Hey. What do you want to say? How did you learn English? How did you learn to speak English? You're talking to your dad, eh? Sbombardoni proprio. Vai Fede, spara qua. L'altro? Sinistra. Adesso riprendo un po' questi che sono bravi, Ho segnato anche Andrea Giacomo. Vai rega. L'ho visto tipo orizzontale. Stavi parlando con noi o con i bambini? Con i bambini. Ah. No, cosa ti dicevo? Fai almeno 10 passaggi di fila. No, comunque se vuoi fare il fermo immagine, dopo vai su YouTube, spingi pausa, te lo fai. Occhio, Marco lo vuole. Io non c'ho lo sbattimento. Gio, lungo, Gio! Io ti dico via. Abbiamo sbagliato due lati, Dai, Gio! Bravo, lato, bene! Bravo! Difesa, rega! Albi! Dai, oh, tutti di più! Bravo, Cioppo! Ciao, Cioppo! Vai, Carlo, vai, Carlo! Dai, via! Carlo! Giù! 3 mete! Vai! Vai Ale. Bologna contro Bergamo, le mucche. Dai, no, Cioppo, lo prova.
le famose mucche di Bergamo. Il padre di Giovanni, il babbo di Giovanni giocava nelle mucche quando ha iniziato. Chi? Charlie? Ah beh, per quando c'era lui non c'erano tante squadre, c'era solo Rimini, Bologna, Milano fuori. Questo è bello, eh. Sale in spiaggia, ho notato che è bravo. Tutti crediamoci, bravo David. Bravo David. Anche in allenamento quando ci sono. Volando, volando. Vicino. Ugo, Ugo Simpa. Dai. E lì guarda, prendi lì, guarda. È mia, prendi. Grazie. Come si fa? Se vuoi ci mettiamo un po' di Ceres. Bello! Perché 5? Perché 5? 5 per chi? Tutti qua con le mucche. Gli ho detto io. Te verrà messo su internet. Lezione di calcio. Ma magari interessante, continuate pure. Vabbè, commenti. Vabbè, dai, Spezza, ma l'appellativo del borderline Jesus te lo sei dato quando hai preso 144 al test? Cipa dietro!
Special arrampicarsi sul palo della luce fa di brutto per la strategia, cioè sembra di guardare la lavagna quando fa gli schemi. Oh, sai che comunque oggi ho notato che si pensava per tempo in giro la gente la raccattava per fare la guarda più tardi se una squadra di chi con voi l'avrei giocata la gente non c'era il Regio che altro non c'era. Oh, proviamo a chiedere a quelli della Croce Rossa se consiglierebbero la cannabis per alleviare il dolore. Bruno potrebbe accettare. Cominci il documentario? Questo è un ottimo esempio. Dai, dai, devo andare a trovare Milano. Si chiama? Me l'hanno detto l'altro giorno, adesso lo scopro. Dai Carlo che sei velocissimo! Adesso sto registrando. Quindi non siete consapevoli di queste cose. Vi consiglio ragazzi un libro di Lester Greenspoon che si chiama La medicina proibita. E c'è proprio dettaglia tutte le cose. Tutte le malattie che possono in qualche modo essere curate con la cannabis. Principalmente per i malati di chemioterapia. Cioè quando fai la chemioterapia perdi l'appetito e ti viene la nausea, non vuoi più mangiare e lì ti aiuta molto. Quindi pensa al viaggio. Se possibile. Dai, tieni giù! Forse la nebbia.
Questa è la propaganda degli anni 50. No, questa storia qui è veramente nuova, perché praticamente hanno scoperto che se sei già malato di schizofrenia e fumi, sostanzialmente il decorso della malattia aumenta, cioè peggiora, hai capito? Però loro vogliono vendere il fatto che no, no, io ho detto a mia general manager, lui arrivava vecchio e diceva: oh ragazzi, non mi chiamate dopo il 20 di dicembre perché per Natale sarò sempre bresco. E poi mi rompevi i coglioni a me perché arrivavo a lavorare con l'abbassamento di voce che diceva: oh, io capisco che ieri sera ho fumato. Vabbè, ho capito che ieri sera ho fumato, però non ho avuto tempo. Beh, vabbè. No, poi vecchio, ogni volta che leggo un nuovo capitolo di quel libro lì, mi incazzo, che ho capito, un incazzo di brutto, cioè un incazzo della Madonna. Allora, sai cosa? Quello è un bel libro, secondo me a te piace. Il libro si intitola L'invenzione dei soldi. È un libro storico di un tizio che spiega come siano nati i soldi e anche i sistemi bancari. Dal baratto, dici? Sì, come sia nata proprio la... Non come sia nata la moneta, ma come proprio il sistema si è cominciato a guadagnare. Beh, robe sul signoraggio, esatto, eccetera, esatto, se ne appacchi. Sì, sì. Da lì in Italia. No, io ho letto un libro... che si chiama La truffa del debito pubblico, che praticamente dice che a un certo punto Ciampi e il ministro del tesoro hanno privatizzato la Banca d'Italia, in poche parole. E da lì prima vendevano tutte le obbligazioni e tutte le compravano. E dopo che l'hanno privatizzate, praticamente rimanevano sempre, perché chi le comprava aspettava sempre all'ultimo minuto, perché poi, non essendo più garantito, potevano aspettare che si abbassava il prezzo, no? Certo, sì. E quindi adesso cosa succede? Che dopo che hanno fatto questo cambiamento qua, lo Stato, vendendo queste storie, ci guadagna pochissimo. Lui voleva vendere il petrolio, in cambio di oro. No, in cambio di oro, hai capito? Cioè, nel senso che vuole dire, dinaro africano, voleva dire che se tu volevi comprare le robe dall'Africa, dovevi pagarle in oro. Quindi, cioè, hai capito? Questo è stato esattamente che lo facessero fuori. Poi dimmi te quali siano stati i vantaggi di averlo cacciato, che adesso c'è la guerra civile. Beh, capito? E noi tra l'altro gli avevamo dato un pacco di milioni prima, capito? Berlusconi, non so se ti ricordi, gli aveva dato tipo un botto di milioni di nostre tasse per fare la famosa strada sulla costa, per controllare i migranti, che Gheddafi si faceva due risate. Però sostanzialmente quegli investimenti lì sono andati in eccesso. Oh, sul Dio! 2, 3, 4, 5, dai, si paga per te! La seconda partita! Dai, io dovevo andare! Poi vecchio, non te l'ho detto, Vest, l'altro giorno. Ah giusto, c'è anche Pippo. L'altro giorno Vest ho telefonato a radio LBC. Vest. Vai, vieni a mangiare sushi. No, da casa ci sono i miei genitori che stanno aspettando. Porta tuo papà. Ma figurati, Vest. Vai, Vest. Ma chi c'è, Vest? Ci siamo tutta la settimana. Finché non ti rompi i coglioni, proprio dici no, buona, questa non voglio più. Un'altra persona. E anche la fotta nel cesso. Ciao Fre, non ci veniamo a mangiare il sushi. Vedo la mia testa. Ma è vero, sì, ogni tanto si vede, solo se salta. Però vecchio, no, il sushi mi è piaciuto, devo dire, quello dove mi hai portato l'ultima volta. Sì. Però le tagliatelle ragù vecchio sono meglio, mi dispiace. E mi sa che stasera, me le faccio. Ma il padiglione la fanno.
Ma la panna cotta che ho mangiato ieri sera è buona. Sì. Gli stressi, allora. Però sì, fino, però a certo fine, punto, esatto, fino a un certo esatto, punto. E poi alla fine lo devi fare, se no vengono segni. Carlo! Ma perché Vez praticamente sono talmente furbi che loro si accorgono della quantità di ore. Comunque oh ragazzi, c'è una ignoranza di materia incredibile. Sai Charlie che ho telefonato a radio LBC, Leading British Conversation, che un giorno era a lavorare e ho sentito questo qua che si chiama Bull di cognome, B-U-L-L. E diceva tutte queste stronzate. LBC. Sì. Su che cosa? Sulla cannabis. E ultimamente, la settimana scorsa. Settimana scorsa? Sì, sì, di notte. Sì. No, lui, quello è Radio London. Quello è Radio London. La questione non è basata sulla scienza, cioè sui dati. È solo pregiudizio. Stop the pain, end the pain. Per odio quello è il cosiddetto argument gateway, che la Maria è un gateway. Sì, esattamente, c'è uno gateway, esatto, quella storia lì. Fanno interviste con tossicologi e dicono: hai mai fumato? Detto, sì. Ma è ovvio, però. Ma questo è esattamente quello scritto in articolo. Comunque io ho telefonato, ho iniziato a parlare di due queste cose qui, ho parlato 30-40 secondi e dopo mi hanno tagliato. Ah sì? Dopo di me ha telefonato un tipo che parlava così, tipo. E ha parlato tipo per almeno 5-6 minuti, capito? Io ho parlato 40 secondi. Perché il tipo voleva dimostrare, capito, che tutti quelli che fanno uso di queste storie sono... Bella presa però. Bravo Ale, bella prova. Ma è incredibile perché secondo me alla fine Charlie, Radio LBC è forte, io l'ascolto. Non è LBC, sono sicuro che è LBC. Sono sicuro che è LBC. Sai, 58 milioni in un anno. Esatto, Mer, mi fa piacere che sei così aggiornato. Esatto. Sì, sì, no, infatti la mia prossima vacanza sarà lì. Ma poi ragazzi, sapete che tutte queste storie, quando ci sono queste... È aumentato... Sono gli anziani. Cioè gli anziani delle case di riposo. Incredibile. Cioè tu organizzi un dibattito in una radio pubblica che... Cioè, dovrebbe in teoria informare le persone e non sai questi concetti base. E questo è proprio il discorso, perché loro mi hanno tagliato quando ho detto della storia che alla fine in realtà la marijuana è stata diciamo bandita per altri interessi. Dai, tuffo! Allora vediamo, metto una seconda opportunità. Non glielo ho detto. Sisa, guarda che se mi fa il solletico lì è un casino, mi viene duro. Come, cioè, è alta definizione? HD, sì. 1080. Una buona qualità viene sempre meglio. Volevo fare un po' di mashup.